Le immagini sono fondamentali quando mi esibisco sul palco. Per me è molto importante perché, cantando in giapponese, soprattutto quando faccio dei concerti all'estero, le immagini dei video aiutano il pubblico a capire meglio le mie canzoni.
La mia prima conoscenza musicale l'ho avuta grazie ai programmi televisivi che vedevo da bambino. Mi piacevano le serie con gli effetti speciali come Ultraman e altri supereroi. Mi piaceva molto anche l'animazione. Sono cresciuto con la musica che veniva usata nelle pubblicità televisive. Erano queste le sonorità che il mio subconscio ascoltava e intonava da bambino.
girassi in boccata. Di solito prendo le idee dalla vita di tutti i giorni e quando me ne viene in mente una non la metto per iscritto, ma cerco di memorizzarla. Poi vado in studio e vedo cosa ne viene fuori. A volte la dimentico, allora penso che non valeva la pena ricordarsela. Per me va bene così. We'll be right back.
Non c'è un vero e proprio processo nella creazione dei miei pezzi. Solitamente vado in studio dal lunedì al venerdì e registro canzoni o riorganizzo le mie idee musicali, i miei arrangiamenti. Lavoro 5 giorni alla settimana e mi prendo i sabati e le domeniche liberi. Insomma, sono uno stipendiato come tutti gli altri. Semplicemente faccio orari diversi. Got it.